City Report. Cari amici, pala sharp, stiamo ritornando a vedere cosa succede in zona, che ci è stato segnalato. Siamo qui con il nostro amico Hermes. Eccoci. Guardate un po', questo è il pala sharp e sotto il cavalcavia, proprio di fronte dove eravamo stati l'altra volta. Andiamo a vedere che succede. Ed eccoci in ingresso. Come potete vedere, masserizie, sporcizie, pernotti, ma non è l'unico, ce ne vedremo parecchi qui. Guardate, guardate. Ma proseguiamo. Guardate quanti rifiuti, cartoni. Questa è solamente una panoramica per farvi vedere che cosa sta succedendo, eh? Sì, ho visto, visto. Guardate lì, un'altra capanna. Tutto intorno è tutto allagato, ci stiamo riempiendo di fango, infatti camminiamo un po' più in qua. Le piogge degli ultimi giorni non hanno fatto granché bene qui, questa struttura. E questo cumulo di rifiuti sotto il cavalcavia di Piazzale Kennedy. Hermes, che mi dici? Che ti posso dire tu? La situazione che si è creata da poco, sarà un paio di mesi, è già molto preoccupante. Ma sì, non eravamo mica passati qualche mese fa? Eravamo passati, avevano fatto una grande pulizia. Sì? Non c'era più niente, ad oggi è ricominciato tutto da capo. Questo è quanto. Va bene, questa è una City Report Flash, Hermes e Tullio Trapasso. Guardate, ci finiamo di fare il giro qui. Quindi municipio 8 Milano, le Pidunville sotto i cavalcavia proseguono. Incredibile ragazzi, incredibile. Fate conto che è tutto allagato, eh? Ha piovuto parecchio in queste settimane e noi precedentemente eravamo stati lì dentro qua sotto questo, dove è stato fatto una mini chiusura, ma pensate che anche lì adesso si è vuota? Va bene, andiamo avanti. Ma già che siamo qui, andiamo a vedere un po' com'è la vita delle persone. Sacchetto delle immondizie. Quello che cos'è? Un deodorante Hermes, questo qua? Una schiuma da barba, fammi vedere. Ecco, mi è impallato, ok. Sì, schiuma da barba. Schiuma da barba. Abbiamo delle scarpe. Questo telo qui è quello per che danno quando c'è casi di assideramento, eccetera? Esatto, quel telo che riscalda, un telo riscaldante, sì, sì. Usare la notte per il freddo, perché dormire qua non deve essere facile. Poi c'è un sacchetto azzurro col simbolo del comune di Milano. Sì. E questo è il giaciglio dove questa persona dorme. Dio. Incredibile, incredibile, guardate la panoramica qui. Vi ricordo, siamo nel municipio 8. Ma proseguiamo qua, le scarpe ormai le abbiamo infangate, Hermes. Sì, sì.
diventa un po' difficile camminare. Allora, qua ci abbiamo una persona che dorme, guardate. Vabbè, direi che può bastare così, dai. Pensate che per raggiungere qui hanno messo i cartoni, guardate. Tra l'altro si sente della musica, si vede che c'è una radio accesa da qualche parte. E questo è il cavalcavia Kennedy. Esatto, certo, Kennedy. Cari amici, non è finita oggi. Ci hanno segnalato altre tendaggini. Adesso andiamo a vedere le varie tende presenti. Il signor anziano. Il signor anziano, ma che italiano sembra. Ed ecco, vi facciamo vedere. Un'altra situazione che purtroppo c'è. Qui dentro c'è un signore anziano, noi non andremo a disturbarlo perché non ci interessa disturbarli, neanche metterli in mostra, perché sono persone che hanno bisogno, non sono persone da usare come mostri o per la loro disperazione. Comunque questa è la situazione, anno 2024, Hermes sempre, esatto. Pala Sharp. Pala Sharp, una zona Pala Sharp nel fondo. City Report.